Tutti credevano che il primo gioco dedicato a Jason Bourne sarebbe stato un classico tie-in, e invece Vivendi e Egmont Studios hanno presentato The Bourne Conspiracy, un titolo che deve molto ai tre film della saga, ma che riesce a mantenere una vita propria. Non a caso, l'attore virtuale che dà volto al protagonista non ha le fattezze di Matt Damon. Il 40% della trama del gioco è ricalcata su The Bourne Identity, primo episodio della saga, ma la maggior parte è invece originale, ideata appositamente per il gioco. In pratica si tratta di flashback che ci mostrano un Bourne non ancora smemorato, impegnato in missioni al limite dell'impossibile. The Bourne Conspiracy è un action e come tale si concentra molto sull'atleticità e la forza del protagonista. Il risultato migliore è quello ottenuto coi combattimenti corpo a corpo. Quando Bourne si avvicina a un nemico, il gioco entra in una specie di modalità picchiaduro uno contro uno. Premendo due tasti possiamo dar vita a un certo numero di combo, mentre un altro tasto è dedicato alla parata. Ma la vera novità è l'adrenalina. Combattendo, Bourne carica una particolare barra divisa in tre blocchi. Quando un blocco è carico, premendo il quarto tasto è possibile dare vita a un atterramento, una mossa particolarmente violenta e spettacolare, come quelle viste al cinema. Jason può essere circondato da più avversari, ma lo sconto è sempre a due, a meno che uno degli altri nemici tenti di intervenire. In questo caso parte un quick action event in cui ci viene richiesto di premere rapidamente il tasto indicato sullo schermo, così da evitare l'attacco. Se invece la barra dell'adrenalina è carica per più di un'attacca, avremo la possibilità di stendere più nemici in un colpo solo. L'effetto è garantito e non ci si stanca mai di vedere Bourne che schianta la testa dei nemici contro muri, spigoli e statue. Ovviamente sono previsti anche un gran numero di scontri a fuoco. Come ormai accade in molti giochi, Jason può nascondersi dietro muri, casse o altri oggetti durante le sparatorie, uscendo allo scoperto solo per il tempo necessario a sparare qualche colpo. Lo scenario è in buona parte distruttibile, quindi per far uscire un criminale allo scoperto spesso basta sparare sul suo nascondiglio fino a farlo a pezzi. Anche nelle sparatorie torna utile l'adrenalina. In questo caso possiamo usare una porzione di carica per realizzare un tiro facile. L'intelligenza artificiale dei personaggi è piuttosto buona, tanto che possiamo vederli cambiare spesso posizione per disorientarci. Niente di rivoluzionario comunque, tanto che i movimenti diventano presto relativamente prevedibili. Il maggiore difetto degli scontri a fuoco riguarda la mira e in generale i movimenti del protagonista. Il puntamento è parzialmente assistito, ma il mirino è spesso difficile da controllare. Spesso viene voglia di correre contro i nemici per iniziare un corpo a corpo, ma in questo caso c'è il problema che lo scontro è sempre uno contro uno e se per caso c'è nei paraggi qualcuno armato, Jason diventa presto carne da macello. È possibile spostarsi in modo da mettere l'avversario sulla linea di fuoco nemica a mo' di scudo, ma è una tattica che funziona solo fino a un certo punto. Non c'è molto altro da fare nel gioco, la componente esplorativa è minima e non c'è alcun enigma da risolvere. I quick action event sono usati anche per superare alcune situazioni pericolose, come esplosioni o fughe rocambolesche, e sono sempre calibrati piuttosto bene. In tutto il gioco c'è una sola sessione di guida per le strade di Parigi, una missione abbastanza caotica e divertente, ma che mette in luce una fisica a tratti imbarazzante. Ultimo elemento è l'istinto. Premendo un tasto viene attivata una particolare modalità che distorce la visuale di Bourne, rendendo immediatamente visibili i nemici, passaporti e strade da percorrere. Nell'intenzione degli autori, l'istinto doveva essere una componente importante, ma di fatto si può quasi non usare, visto che i nemici sono comunque ben individuabili e non c'è mai dubbio sul percorso. A livello tecnico, The Bourne Conspiracy si fa apprezzare per un buon design dei personaggi, sempre solidi e animati efficacemente, e per la varietà degli ambienti, che nel corso delle 11 missioni offrono paesaggi molto diversi. Tuttavia, non mancano anche vari difetti. Il livello di dettaglio non è sempre impeccabile, così come la qualità delle texture e delle ombre. Una nota di merito va concessa alla regia e al montaggio, che nelle scene di intermezzo e negli atterramenti ricordano molto da vicino l'azione spettacolare vista nei film. Il giudizio sulla grafica rimane dunque positivo, anche se non siamo certo a livelli altissimi. Valutazione simile per il sonoro, che offre un buon doppiaggio inglese e musiche d'atmosfera, anche se il risultato migliore riguarda gli effetti sonori relativi alle scazzottate, più anonimi i rumori relativi ad armi e mezzi di trasporto. Per quanto riguarda la longevità, spiace dover notare che The Bourne Conspiracy finisce molto presto. Le 11 missioni si esauriscono in una manciata di ore, la rigiocabilità è quasi nulla e non c'è traccia di multiplayer. Tutto sommato, The Bourne Conspiracy si rivela un titolo più che discreto, superiore ai classici tie-in, ma non propriamente un titolo di prima fascia. La trama è godibile, il personaggio ha grande carisma e le scazzottate sono divertentissime. Peccato per i problemi di controllo nelle sparatorie e soprattutto per una longevità sotto la media.
ma un pensierino all'acquisto vale comunque la pena di farlo.